Ripartiamo da noi, cooperare per un futuro inclusivo ed ecosostenibile. Sul tema si è tenuto un incontro alla presenza dell'assessore regionale alle politiche sociali, Emma Steiner. Si parla di un progetto che coinvolge i concetti di ecosostenibilità, ma anche di creazione di posti di lavoro. In che modo inciderà nell'occupazione e nell'ecosostenibilità questo progetto? È un progetto che si inserisce in una strategia più complessiva della regione, che è quella di mettere in connessione le politiche attive con le politiche inclusive e con le opportunità che il territorio può consegnare. In questo caso territorio significa anche scambio di migliori pratiche, di best practice fra il territorio reggino e quello della provincia di Catanzaro e anche la possibilità di dare valore all'ambiente, di formare nuove professionalità legate all'ambiente e con un taglio che abbia quello specifico della concretezza, cioè fare in modo che chi diciamo, sarà inserito in questo percorso possa poi avere delle reali opportunità. Andando nel concreto, com'è possibile aderire a queste proposte lavorative di formazione? Quanti sono i posti banalmente e come è possibile accedere? È possibile se si fa una capitalizzazione del territorio andando sul territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, territorio di Vibo e su Catanzaro. L'obiettivo è quello di individuare 100 soggetti svantaggiati e molto svantaggiati ai quali andiamo a offrire tanto un bilancio delle competenze specifiche. Sul bilancio delle competenze specifiche, rispetto alle esigenze di questi disoccupati, vediamo di trovare una decina di persone disponibili alla creazione di imprese. Accanto all'associazione Soluzione e Lavoro, la vostra associazione invece lavora per informare i consumatori. Noi vogliamo dare la possibilità ad una seconda e magari terza vita a quelli che sono i prodotti che molto spesso, non essendo utilizzati al 100%, però finiscono in discarica. Quindi questo dà un beneficio, sotto una duplice veste, per il consumatore da un punto di vista economico e quindi un risparmio, nel portafoglio, ma dall'altro punto di vista indirettamente per un mondo ecosostenibile, quindi una riduzione di quelli che sono gli impatti, ambientali. A cosa è finalizzato questo progetto? Ripartiamo da noi per un futuro ecosostenibile. Questo progetto è finalizzato principalmente al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati e molto svantaggiati. Riguarda coinvolto due province, la provincia di Reggio e la provincia di Catanzaro, in sinergia con le associazioni del terzo settore.